In effetti il titolo, così messo, è un omaggio a Primo Brown dei Corveleno, che se n'è andato troppo presto, il 1 gennaio del 2016. Però Ashley Cole, nella prima conferenza stampa di presentazione ufficiale coi Los Angeles Galaxy, parole al veleno per la Roma e anche per i tifosi della Roma, le regala sul serio. Jingle Spot, il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. Voglia di rivalsa, voglia di dimostrare di essere ancora un giocatore che può giocare ad alti livelli, voglia di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. C'è un po' di tutto questo nella prima conferenza stampa di presentazione ai Los Angeles Galaxy di Ashley Cole, oramai ex terzino sinistro della squadra giallorossa. Non sono qui in vacanza, ha dichiarato Cole, sono qui per lavorare, sono qui per vincere qualcosa. Ho 35 anni, non ne ho più 21, quindi devo accettare anche il mio fisico e i limiti del mio fisico, che non è più quello di una volta. Cerco di stare in forma nel miglior modo possibile. Mi alleno il più duramente possibile e spero di poter portare dei trofei a questa squadra. Spero di farlo dimostrando che la gente si sbaglia, come ho fatto per tutta la mia carriera. Ho sempre voluto dimostrare alla gente che sono in grado di giocare. Poi chi ritenesse, ovviamente prima dell'avventura romanista, visto che utilizza il sempre Ashley Cole, chi ritenesse che Ashley Cole non potesse giocare a pallone, è il giocatore ex romanista, in effetti non ce lo dice. Tant'è, adesso arriva il piatto prelibato, ma il piatto dedicato alla sua avventura romanista. Fortunatamente mi posso abituare più velocemente qui a Los Angeles rispetto a quanto non sia successo a Roma. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma spero che la squadra e i tifosi mi stiano vicino più di quanto non abbiano fatto in Italia. Spero che l'ambientamento possa essere un po' più veloce. Mi sono allenato ogni giorno e questo mi ha aiutato ad automotivarmi e a lavorare, perché sapevo che alla fine sarei partito. Questo è Ashley Cole, che dunque più di una frecciata la lancia sia alla squadra che all'ambiente romanista. Adesso dunque lo sappiamo. Se Ashley Cole non ha reso al 100% delle proprie possibilità e potenzialità, è perché la squadra AS Roma, la società e i tifosi non gli sono stati sufficientemente vicini. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18 e 518 del digitale terrestre. Il Tribunale delle Romane su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci!